che ci raccontavano dell'ultima legge varata dall'ultimo governo tecnico, quello che non abbiamo eletto, e ci parlavano di questa legge anticorruzione che fa rabbrividire, per cui in effetti dobbiamo prendere atto che chi è stato in Parlamento fino a ieri, sia di destra che di sinistra, non ha nessuna intenzione di fare una lotta seria alla corruzione. E guardate che la corruzione è il motivo principale per cui oggi non abbiamo soldi, per cui oggi ci tagliano gli ospedali, per cui oggi crollano le scuole, per cui oggi ci fanno questi tagli orizzontali senza nessuna motivazione reale. E addirittura è pieno di studi che dimostrano come la corruzione sia un reato che mette a rischio maggiore la popolazione rispetto a un omicida. Cioè, uno Stato che ha un omicida a piede libero ha meno rischi di una banda di gente che fa corruzione. E questo non è che lo dico io, è stato scritto in un sacco di studi. Per cui facciamoci una domanda, perché oggi siamo arrivati a questa situazione? E quindi analizzando quello che è la situazione di questo Stato, bisogna prendere atto che oggi siamo in assoluta recessione. Quindi uno Stato che a fronte di una spesa pubblica che è la più bassa d'Europa, perché la nostra spesa pubblica non è alta, è molto bassa, che vi facciano credere, continua a aumentare le tasse e continua a tagliare, a tagliare, a tagliare le pensioni e il welfare in generale. E in più si sono inventati di inserire in Costituzione il pareggio di bilancio. Ne hanno parlato poco perché pensano che la gente non capisca, perché quando si parla di bilanci si pensa che tutti siano ignoranti su questi temi. Bene, il pareggio di bilancio è una delle peggiori azioni che si possa fare in un'amministrazione pubblica. E ci sono stati addirittura 5 premi Nobel internazionali che hanno cercato di convincere tutti i politici, a cominciare da Obama, e gli hanno detto: ma guardate che voi siete pazzi, non potete fare il pareggio di bilancio. Quella roba lì è una camicia di forza applicata alla spesa pubblica, al welfare e a tutto quello che tiene in piedi degli esseri umani che vivono in un paese civile. Noi probabilmente non sapevamo leggere il loro articolo scritto in inglese, non lo so, comunque non, abbiamo fatto orecchie da mercante. E quello che è successo è che oggi ci troviamo con questa camicia di forza, appunto, che ci obbligherà a un pareggio. E la cosa peggiore è che appunto la spesa pubblica è davvero bassa e noi dovremmo intanto mantenerla a livelli decenti per permetterci di fare le cose che rendono un paese civile, ma non tanto però. Me la vuoi far fare un'ecografia all'anno? Me la vuoi far fare, non lo so, un esame del sangue all'anno? Ci devono essere delle soglie minime di sopravvivenza per un paese civile. E invece noi non ce le abbiamo e non sono neanche garantite. Non vi parlo di ospedali perché avete visto, che state vedendo che cosa sta succedendo. Per cui. Ma la cosa peggiore è che questi nostri bilanci pubblici sono appesantiti da quelli che sono gli interessi. Gli interessi sul debito pubblico. E anche qui, quando vi parlano di debito pubblico, pensano che i cittadini non sappiano che cosa vuol dire, ma invece noi lo sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire che avete passato degli anni, voi governatori, a rinegoziare questo debito e l'avete rinegoziato talmente tante volte che ha generato una marea di interessi e oggi vorremmo proprio saperlo che cosa è successo a questo debito pubblico, per cui noi siamo certi che nel momento in cui entreremo in quel Parlamento chiederemo un audit del debito, che significa semplicemente studiare che cosa è successo, quali sono le negoziazioni che hanno fatto, perché se voi andate dalla vostra banca e gli dite vorrei rinegoziare il mio mutuo, e quando loro vi propongono le condizioni voi uscite fuori e dite no, vabbè, scherzavo, perché sono delle condizioni talmente pazzesche che non sono sostenibili, figuriamoci un debito di uno Stato. Per cui bisogna prenderne atto. Oggi noi stiamo facendo la fine che stiamo facendo perché abbiamo questi interessi pesantissimi. Non perché spendiamo tanto nelle scuole, spendiamo tanto per la nostra assistenza sanitaria, non è per questo. Quindi il nostro programma è tutto strutturato su questo. Facciamo i giusti tagli e ce ne sono tanti, perché oggi decidere di mettere i soldi è una scelta talmente importante che ne va della vita delle persone, ancora di più oggi dove i soldi continuano a non trovarsi. Per cui dateci la possibilità di entrare lì dentro e vedere che cosa c'è nei bilanci pubblici, di scoprire ogni minimo capitolo e di vedere che cosa c'è dentro. L'altro giorno un giornalista mi ha fatto un'intervista e la sua unica domanda è stata:
Ma se voi togliete i finanziamenti all'editoria, noi cosa facciamo? Allora glielo spiegate, mi sono seduta comoda un attimo e gli ho detto, va bene, allora, sai che c'è? Che magari lei e le persone come lei comincerete a scrivere degli articoli di giornale, non quelli che vediamo tutt'oggi, ma saranno articoli di giornale puliti, senza pareri personali, così come a scuola mi hanno insegnato. E poi succederà che quelli che non sono bravi a farlo e che avranno giornalisti del calibro di quelli che noi qua conosciamo benissimo, che non nomino, magari vanno a casa. Uno a caso. E mandiamoli a casa anche loro. Oppure gli insegniamo a scrivere notizie vere, decenti, che sono davvero quello che succede nel nostro paese. Per cui quello che io vedo è una paura grossissima sui tagli che noi proponiamo, ma in realtà la paura arriva proprio da quelli che in questo modo di fare clientelismo, clientela e di appoggiare la corruzione sono davvero i protagonisti. Per cui andiamo lì e tagliamo quello che c'è da tagliare per riappropriarci del nostro welfare, perché è una delle cose più belle che un paese può mettere in atto. Per riallacciarmi un attimo al discorso che ha fatto Laura, ricordo che il Movimento 5 Stelle è l'unico che dichiaratamente ha rinunciato, prima ancora di poterli percepire, i rimborsi elettorali o finanziamenti pubblici ai partiti. Quindi facciamo tutto con le nostre risorse e anzi col vostro buon cuore, con le vostre risorse, perché c'è una cassettina all'uscita, chi volesse poi contribuire alla nostra campagna è ben accetto. Detto ciò, Silvia Ghimienti, candidata alla Camera. Buonasera, sono Silvia Ghimienti, ho 27 anni, sono laureata in Filologia e Letteratura dell'Antichità nel 2010 e attualmente sono iscritta a un corso di dottorato in Antichistica a Milano e insegno in una scuola media a Torino, insegno italiano. Io vorrei parlare un attimino di scuola. Alberto prima diceva che la cultura è uno dei settori più martoriati. Credo che la scuola sia più o meno allo stesso livello. Io non so quanti di voi abbiano figli a scuola o abbiano a che fare con la scuola attualmente, ma davvero la situazione è drammatica. Io me ne sto rendendo conto soltanto adesso che incontro le varie associazioni dei docenti precari piuttosto che dei genitori, gli studenti, insomma stiamo sentendo tutte le voci della scuola e veramente non pensavo fosse così drammatico, e invece lo è, appunto, e devo dire che quello che succede attualmente è che ce la si prende con i singoli ministri dell'istruzione, quindi si scende giù in piazza contro la Gelmini, contro la Moratti, e questo è un errore, perché in realtà io facendo un po' di ricerche ho scoperto che questa storia dei tagli alla scuola ogni volta che è necessario tagliare per fare appunto fondi e per ottenere risorse, questa storia è iniziata da almeno 20 anni fa e si è mantenuta costante sia con i governi di centrodestra che con quelli di centrosinistra. Si è partiti da Berlinguer con la legge Bassanini appunto sull'autonomia scolastica ed è stato un lento degenerare appunto attraverso Moratti, Gelmini fino ad arrivare a Profumo, e quindi la mia paura è che qualsiasi cosa si vada a votare sia a centrodestra che a centrosinistra le cose non cambieranno. Ormai parlare di riforme di scuola significa parlare di finanziarie. Cioè l'ultimo taglio epocale, quello della Gelmini, è stato di 8 miliardi di euro e ha tagliato moltissimo in termini di organici, quindi ci sono molte meno cattedre, ci sono molti meno docenti e questo fa sì che ci siano delle classi, le cosiddette classi pollaio, quindi classi da 30-35 allievi che ovviamente hanno una qualità della didattica molto inferiore, perché è chiaro che quando un professore deve stare con 35 allievi non può occuparsi del singolo in maniera, insomma, accettabile, e quindi
quindi questo va a discapito dei ragazzi più deboli, quindi queste classi pollaio sono anche classiste in un certo senso, perché di solito il ragazzino più debole che ha più difficoltà viene da una famiglia che ha meno possibilità di supportarlo, semmai anche con lezioni private a casa e via dicendo. Quindi questo è il primo enorme problema appunto della scuola, cioè i tagli vanno poi a incidere, i tagli così gli organici, di monte ore, è finito il tempo pieno a scuola, non esiste più, vanno a incidere proprio sui ragazzi, ecco, sulla qualità della didattica che viene loro offerta. Un altro enorme problema è quello del precariato dei docenti. Ci sono circa 250.000 docenti precari in Italia che da anni e anni garantiscono che le nostre scuole funzionino, ma non si vedono riconoscere i diritti fondamentali, gli scatti di anzianità, le ferie, e questo tra l'altro è in contrasto con una normativa europea, la 99-70, che dice espressamente che dopo 3 anni continuativi di lavoro presso una stessa istituzione si deve essere stabilizzati. Peraltro nella scuola sta succedendo veramente un fenomeno che ieri sera sentivo, sta succedendo in realtà un po' in tutti i campi, si cerca di frammentare il precariato per fare in modo che i precari non si coalizzino in un certo senso e quindi vadano a reclamare i propri diritti. Ad esempio nella scuola la situazione del reclutamento dei docenti è talmente complesso e differenziato ed è avvenuto in questi anni in modi talmente diversi che ci sono appunto docenti abilitati, docenti precari abilitati, docenti precari non abilitati. Adesso ci sono stati TFA e quindi ci saranno docenti abilitati col TFA che però finiscono in altre graduatorie diverse, insomma ci sono 3 fasce diverse di graduatorie per accedere. Non vi so spiegare il sistema perché è troppo difficile. Però fanno in modo che quando qualcuno riesce a passare, diciamo, dall'altra parte, fa di tutto perché non ci passino gli altri. Quindi adesso chi ha vinto i TFA ordinari, che erano per accedere all'abilitazione, è contrario a quello che è stato deciso oggi alle Camere, cioè il TFA speciale. Perché dice: come, io mi sono fatto le 3 prove di TFA faticando per un anno e adesso chi aveva 3 anni di insegnamento accede in maniera naturale senza fare le 3 prove all'abilitazione. E quindi si crea proprio questo sistema di conflitto fra i poveri, proprio fra i precari, fra gli ultimi. E quindi quello che, insomma, riassumendo, voglio dire, vabbè, non parlo dell'edilizia scolastica, che insomma è evidente che il 75% delle scuole italiane non sono a norma, per cui insomma era solo di qualche giorno fa la notizia che l'istituto Vittorini di Grugliasco è stato chiuso immediatamente dopo un blitz dell'ASL che ha dichiarato che il soffitto era a rischio crollo e i ragazzi, 820 ragazzi, sono rimasti a casa. Quindi la situazione riguarda tantissimi istituti del Piemonte, per cui ecco, quello che voglio dirvi è questo: ormai è in atto questa destrutturazione, questo impoverimento della scuola. Noi dobbiamo fare in modo di fermarlo, perché è solo dalla scuola che possiamo ripartire. E questo appunto, secondo me, continuare a tagliare in questo ambito non è lungimirante e non porterà a niente se non a un ulteriore impoverimento. E quindi io vi chiedo di pensarci bene prima di dare il voto al centrodestra o al centrosinistra, perché credo che entrambe le parti siano concordi sul fatto che la scuola come la intendevamo noi, come la intendiamo noi e come intesa dalla nostra Costituzione, inclusiva, aperta a tutti, non è più, insomma, è un peso che non si può più sostenere, è soltanto diventato un orpello che si può anche tagliare, tanto qualche scuola d'élite ce l'abbiamo, quindi quelle per, insomma, per la classe dirigente rimangono. Chiaramente si taglia dove, insomma, nelle scuole di tutti noi, ecco, del popolo, diciamo, usiamo questo termine. Grazie. Condivisibile in pieno quello che ha detto Silvia, perché un paese che non investe sull'istruzione è un paese che non ha futuro, questo ricordiamocelo bene tutti. Passo il microfono adesso a Ivan Della Valle, che ci parlerà di lavoro. Buonasera a tutti. Buonasera.
Allora, lavoro, energia, ambiente. Secondo noi il lavoro non può prescindere sia dal discorso ambientale e sia da un discorso energetico, di un piano energetico nazionale. Ripartire dal locale, quindi investire sulle piccole e medie imprese e sul locale, non su, come abbiamo detto già in diversi interventi prima, su grandi opere. Allora, per quanto riguarda gli edilizi, i diritti dei lavoratori, l'abolizione della legge Biagi. La legge Biagi ha creato un precariato in Italia e ha dimostrato che la flessibilità in entrata non serve a creare posti di lavoro. Siamo al 30% di disoccupazione giovanile. Togliere i diritti non crea posti di lavoro, ha creato più disoccupazione e ha solo reso i lavoratori più schiavi e oltretutto questa legge sta creando un danno che si ripercuoterà anche in futuro, perché tutte queste persone che lavoreranno per 10-20 anni a livello di precariato, essendo che i datori di lavoro pagano meno di contributi, quando andranno in pensione ti troveranno anche delle pensioni rispetto a un contratto a tempo determinato normale molto più basse, quindi avrà una ripercussione anche nel tempo. Abolizione della riforma Fornero, abbiamo visto la Fringiero cosa ha combinato, anche qui togliere i diritti, toccare l'articolo 18, non è questa la strada per creare posti di lavoro. Invece aumentare i diritti, quindi un reddito di cittadinanza e il microcredito per le piccole e medie imprese. Qui sul microcredito abbiamo già avuto degli esempi, i 15 parlamentari eletti del Movimento 5 Stelle in Sicilia si sono ridotti lo stipendio del 75% e li hanno depositati in un fondo della regione Sicilia proprio per finanziare con il microcredito le piccole e medie imprese, come dicevo prima, quindi investire sul locale. Relazione economica locale prodotta a chilometri zero a sostegno del Made in Italy, quindi come dicevo prima siamo sempre su questo. Anche il discorso del Made in Italy, veramente disincentivare i prodotti che arrivano dall'estero e invece incentivare i prodotti Made in Italy. Anche qui andare a vedere bene, perché ci sono un sacco di truffe sul discorso Made in Italy. Non è possibile che un prodotto viene fatto in tutto il resto del mondo, poi magari qua viene fatto il 10-20%, viene solo riconfezionato e tutto, o come stiamo facendo ad esempio l'esempio dell'olio, che viene tagliato con oli importati e tutto e viene comunque messo il marchio Made in Italy. Bisogna sostenere le imprese che fanno veramente il Made in Italy locale e invece disincentivare i prodotti che arrivano dall'estero. Energia, ecco, questa è una frase carina: la Germania ha un piano energetico a 30 anni, la Danimarca a 40, l'Olanda di 50 anni, il Giappone di 100 anni, noi abbiamo un piano energetico che mercoledì pomeriggio si muove la merda. Questa è una frase di Grillo per dire che sono 20 anni che non abbiamo un piano energetico in Italia. Senza un piano energetico non possiamo avere una visione dove investire. Qui ho fatto un piccolo esempio, il discorso che dicevo prima, energia, ambiente, lavoro. Tutti da destra a sinistra stanno investendo su impianti per trattamento dei rifiuti, sugli inceneritori. L'inceneritore invece, altri tipi di trattamento dei rifiuti, arrivi a produrre un 40-70% in volte maggiore di posti di lavoro. Faccio un esempio velocissimo: l'inceneritore del Gelbido tratta 421.000 tonnellate di rifiuti e dà 100 posti di lavoro. L'impianto di Vedelago tratta 7.200 tonnellate di rifiuti e dà 100 posti di lavoro. Quindi per trattare 421.000 tonnellate di rifiuti servirebbero 60 aziende come quelle di Vedelago, quindi 6.000 posti di lavoro contro i 100 che dà l'inceneritore. In più sarebbe un trattamento a freddo che ricicla fino al 98%, quindi non inquinerebbe, quindi danno ambientale rispetto a più posti di lavoro e più rispetto dell'ambiente. Consumo di suolo, anche qui si parla sempre di fatalità, si parla sempre di ogni anno vediamo
problemi legati alla situazione idrogeologica. Questo creerebbe moltissimi posti di lavoro, perché invece queste costruzioni e questo consumo di suolo continuo stanno danneggiando e stanno distruggendo il nostro territorio. Quindi non si tratta più di emergenze o di cose accadute per... Si sa che quando si va a rovinare un paesaggio, si va a costruire dove non si deve, si va a fare cementificazione in questo modo, poi arrivano questi problemi. Invece investire sulla riqualificazione e su questa problematica dell'idrogeologico darebbe posti di lavoro, eviterebbe anche molti morti. Il Movimento 5 Stelle appunto aderisce alla campagna Stop il consumo di territorio. Diciamo così, subito di impatto uno dice che va a danneggiare il settore edile, però se noi riconvertiamo e parliamo di ristrutturazione ed efficienza energetica dell'esistente, diamo moltissimi posti di lavoro nell'edilizia lo stesso, però sempre tornando alla slide iniziale, rispettando l'ambiente e, molto importante, sul discorso dell'efficienza energetica per un piano energetico nazionale, perché le nostre case sono dei colabrodi, consumano energia 20, 30, 50 volte quello che dovrebbero. Esistono ormai costruzioni che addirittura producono energia, case passive. Noi siamo ancora la media italiana in classe G e ancora meno. Quindi si può fare tantissimo sia sulla ristrutturazione e sia sull'efficienza energetica. Questo ce l'ho anche a Quart Susa, ma penso sia scontata. Il turismo, un altro settore dove in Italia è assolutamente trascurato, invece si potrebbe investire e creare moltissimi posti di lavoro. All'estero creano moltissimi posti di lavoro, avendo molto meno rispetto a quello che ha il nostro paese sul turismo. Io ho preparato anche un piccolo video, eventualmente posso farvelo vedere, dove troviamo i soldi. Io qua ho elencato qualcosina. Sì. 275 miliardi criminalità e evasione, 60 miliardi corruzione, 50 miliardi grandi opere inutili, 20 miliardi spese militari, 10 miliardi costi della politica, 1 miliardo finanziamento pubblico all'editoria. Questo è sono alcuni esempi, ma si potrebbe andare avanti di moltissimo. Ad esempio, un tetto alle pensioni. Ho detto, sto sbagliando qualcosa. Un tetto alle pensioni, si parla di un tetto massimo di 5.000 euro l'anno per le pensioni. Sul discorso del costo della politica si potrebbe fare tantissimo. Come ha detto prima anche Laura, sui costi proprio della macchina, andare a vedere sui bilanci dove veramente si deve tagliare. Però anche il Movimento 5 Stelle, anche sul lavoro, può creare delle problematiche. Ci saranno probabilmente degli esodati. 315 deputati, 150 senatori, 110 presidenti di provincia, io ho finito, avevo un piccolo vignetto di 2 minuti, se posso farlo vedere, se ci riesco. Ah, non ce l'ho. Tutto quello che ho detto io in 2 minuti, c'è qualcuno che è più bravo di me a dire le cose. Ce la facciamo con l'audio. Thank you.
Francesca, 42 anni a Miami, ha una laurea alla Master of Business for Business in terra ed è niente, era una simpatica parte dove diceva che noi eravamo, quelli del Movimento 5 Stelle erano persone inesperte e gli ha fatto un piccolo elenco di quello che erano i titoli nelle varie di titoli di studio dei vari candidati e alla fine la persona ha iniziato a dire ah sì è vero, se anche gli altri partiti, anche il PD e il PDL avessero questa attenzione, nel ha cambiato completamente linea sulle cose, quindi è vero, non siamo esperti magari come loro che rubano da 20 anni, non abbiamo 20 anni di politica alle spalle, ognuno di noi ha delle competenze e le capacità e le mettiamo a disposizione per 5-10 anni e poi toccherà a qualcun altro. Grazie. Grazie. È una serata di presentazione di candidati veramente atipica questa, perché abbiamo sentito molti buoni propositi, ma io non so voi in sala, ma non ho sentito una promessa elettorale. È una cosa veramente strana questa, per un incontro, diciamo, politico. Perché i nostri candidati di promesse non ne fanno, sono ben consci che ci sono dei problemi enormi, hanno un programma per cercare di risolverli, e dico cercare perché nessuno ha la bacchetta magica, per cui si arriverà lì da assoluti inesperti e si cercherà di capire come funzionano le cose, per cui tanti auguri e buon lavoro. A questo punto io scenderei in sala se qualcuno ha qualche domanda da fare ai nostri candidati e sicuramente ben accetta. Manine alzate. Posso parlare di pensioni? Che idea avete in proposito? Pensioni. Chi vuol parlarne? Sulle pensioni abbiamo detto quelle che vorremmo tagliare, quindi le pensioni d'oro. Sulle pensioni minime è chiaro che va fatto qualche cosa, perché una persona non può vivere con 500 euro al mese di pensione e spenderne quasi il 90% in tasse o in altre imposizioni fiscali. Addirittura c'è gente che oggi si trova a fare la dichiarazione dei redditi e a pagare un sacco di tasse perché magari prende, che ne so, una piccolissima reversibilità del marito o quant'altro. La fiscalità è talmente gestita male che anche chi ha pochissimo reddito intanto è obbligata a fare delle dichiarazioni fiscali, che vuol dire dare dei soldi comunque a qualcuno che te li fa, per cui non capisco perché un pensionato che prende 500 euro al mese debba pagare un centro di assistenza che gli fa un 730, un RED, per cui questi sono servizi che dovrebbero essere resi gratuiti visto che sono obbligatori, perché sennò mi tolgono la pensione, perché oggi noi siamo protagonisti di un IMSS che è uno degli istituti che è più al tracollo, è al tracollo perché, come dice sempre io, unisce l'assistenza alla previdenza, per cui bisognerebbe dividere queste casse. Oggi non è possibile ragionare su mettendo insieme queste due cose, quindi mettere a posto le pensioni vuol dire anche mettere a posto il sistema previdenziale, per cui noi diamo un sacco di soldi tutti i mesi, chi è lavoratore dipendente lo sa quanto pesano i contributi previdenziali su una busta paga, ma poi di fatto non trova né l'assistenza nel momento malaugurato in cui perde il lavoro e tantomeno la previdenza, perché magari in pensione uno di 30-40 anni non sa neanche se ci andrà mai. Per cui il discorso delle pensioni è davvero vasto, oltre chiaramente, e lo dico un'altra volta perché è importante, mettere un freno a quelle che sono le pensioni esagerate, perché non hanno ragione di esistere in questo momento. Per cui questo è quello che, ovviamente sugli esodati l'assoluta copertura va trovata, perché è inammissibile, ritorniamo sempre a dire le stesse cose. I soldi ci sono, non credete a chi dice che non ci sono, sono messi nei posti sbagliati. Anche una distinzione importante da fare sui lavori usuranti e i lavori non usuranti, ci devono essere delle tempistiche diverse,
nostra pensione. E poi appunto, come diceva Laura, ci sono più di 110.000 persone in Italia che prendono pensioni tra i 9.000 e i 50.000 e su, vanno almeno in nome di queste parole che non valgono più niente, come equità, almeno ridotte. Da quelle intendiamo recuperare soldi da reinvestire o nel reddito di cittadinanza o nel microcredito. Anche perché correggetemi se sbaglio, una pensione piccola viene rimessa in circolo completamente nel tessuto economico, quindi chi prende 1.000-1.500 euro di pensione o di stipendio li spende tutti per i suoi bisogni primari. Chi prende 50.000 euro evidentemente ne spenderà 10.000 e gli altri 40 li mette da parte, magari prendono le vie dell'estero, comunque meccanismi assolutamente non virtuosi. Ecco. Qualcun altro? Grazie, una domanda per Laura. Cosa ne pensi dell'euro e dell'Europa? Allora, grazie della domanda. Allora, intanto noi distinguiamo sempre molto bene che cos'è la nostra posizione sull'Europa e che cos'è la nostra posizione sull'euro. Tutti quanti fanno la corsa a dire che sono europeisti. Voi oggi in televisione sentite tutti quanti che sembra si debbano discolpare da qualche cosa e dicono: no, noi siamo europeisti, noi lo siamo più di loro. Allora, l'Europa fosse fatta bene sarebbe una bella cosa, ma noi siamo per metterla a posto questa Europa. Non diciamo abbandoniamo l'Europa, diciamo tentiamo in tutti i modi di metterla a posto, perché un'Europa che si chiami Unione Europea deve assicurare che questi paesi siano davvero uguali o almeno simili in alcune questioni comuni, e quindi bisogna garantire, lo dicevo prima, livelli sanitari pari, livelli di istruzione pari. Oggi abbiamo troppe cose che sono diverse tra stati, ma le cose che sono diverse creano dei danni profondi a tanti degli stati che ne fanno parte, per cui noi siamo europeisti, ma questa Europa va messa a posto. Dire che di esserlo vuol dire essere coscienti dei problemi che oggi ha questa Unione Europea, probabilmente tanti dei quali non si vogliono forse mettere a posto, c'è qualcuno a cui non interessa metterli a posto, però vanno sistemati, perché un'Europa che va avanti così non riesce a garantire nulla per i suoi stati. E per quanto riguarda l'euro invece, parlare di euro vuol dire essere coscienti di una serie di cose, quindi essere coscienti di che cos'è una banca centrale europea, cioè una banca centrale privata che non parla col Parlamento europeo. E dove mai si è visto che una banca non parli col proprio governo? Non esiste, non può esistere. Chi è che si è inventato la banca centrale europea privata che non parla con chi è l'ente governativo di quella moneta? Allora lo capite da soli che c'è qualche cosa in questo sistema che non funziona. E poi da qui chiaramente ne sono derivate infinite problematiche, quelle che noi conosciamo, quelle che hanno generato problemi legati al fatto che non ci sono i soldi. Oggi non ci sono i soldi, ma perché proprio non ci sono fisicamente. E allora una volta avevamo la possibilità di stamparli e oggi non li possiamo stampare. E se li vogliamo stampare dobbiamo suonare un campanello a una banca centrale privata, la quale in cambio ci chiede di emettere buoni del tesoro. E cosa vuol dire? Vuol dire che si aumenta il proprio debito pubblico. E dove si è visto mai uno Stato che fa la moneta, la produce e intanto si indebita di un debito? Io mi rendo conto che questi siano temi un po' grandi e un po' difficili, però noi siamo stati a dormire per un sacco di anni senza farci delle domande. E oggi tutto questo non è più ammissibile. Senza poi contare quello che la Banca Centrale Europea genera di finanza creativa, speculativa, per cui noi non siamo per togliamo l'euro domani, noi l'abbiamo scritto nell'agenda, ci piacerebbe fare un referendum, ma un referendum solo dopo aver informato bene i cittadini di che cos'è oggi il sistema moneta dell'Europa. Per cui sicuramente le cose da mettere a posto sono tantissime, andrebbero messe a posto prima di dire ovviamente usciamo dall'euro o usciamo dall'Europa, perché chiaramente tanti si sono allarmati a queste affermazioni, ma dietro ci sono anni di discussioni, di studi e di volontà di capire che cos'è questo sistema che ci ha sotterrato di fatto.
scusate, non è che voglio passare per quello che aggiunge sempre a Laura, però no, perché quello che dice Laura, cioè, l'altro giorno mi guardavo esattamente come funzionava il MES, il meccanismo di stabilità, no? E beh, oh, bisogna studiare. No, ma la cosa incredibile è che noi dobbiamo a quest'ente sovranazionale creato dai 17 paesi europei per garantire la stabilità, creare un fondo salva stati, no? Che poi dovrebbe erogare agli stati nei momenti di crisi dei soldi. Allora, noi mettiamo i soldi dentro questo calderone gestito appunto non dalle nazioni ma da questo ente che ormai si è sganciato sovranazionale, li mettiamo lì e per metterli lì li prendiamo in prestito da una banca, ok? Uno pensa, beh, quando sarà poi ora che ho bisogno me li dà, no? No, sì, ce li dà, ma ce li ridà in prestito. Cioè, io sono rimasto allibito. Questa non è Europa, è una banda di usurai. Allora, noi possiamo stare dentro l'Europa, ma non insieme a una banda di usurai. Grazie. Qualche altra domanda? Come pensate di riformare il sistema bancario italiano? Bella domanda. Avete sentito dire nazionalizziamo le banche, no? Allora, questo cosa significa? Significa che non è più possibile avere una banca che è stata resa pubblica perché c'è stata una legge per cui si è detto facciamo tutte le banche pubbliche, ma poi abbiamo le fondazioni che sono enti privati gestiti dalla politica e gestiti in una maniera ancora una volta clientelare. Quindi riformare il sistema bancario significa fare pulizia di questi sistemi che oggi hanno incancrenito il sistema. E poi significa anche in maniera responsabile cominciare a pensare a un modo di fare finanza che sia etico. E io sono fortunata questa sera perché parlo con voi che sapete che cos'è l'etica anche nel sistema bancario, perché il progetto di Etinomia ha investito la Val di Susa anche su questi fronti, quindi sapete com'è possibile farla finanza etica. E questo è esattamente quello che i nostri enti pubblici dovrebbero fare, prima di tutto perché sarebbe naturale fare finanza etica, perché uno Stato dovrebbe fare finanza speculativa o mettere dei derivati su un prestito o investire con dei titoli malati come quelli che oggi i nostri comuni prendono. Quindi mettere a posto il sistema bancario vuol dire anche qui cambiare la mentalità. E guardate che tutti questi temi, a me fa strano perché do sempre una risposta che ha lo stesso filo conduttore, no? Perché è sbagliato il sistema ancora una volta. E quindi noi lo diciamo spesso, questa è una rivoluzione culturale da fare sui cittadini che prima dei politici hanno capito come andava fatta, ma che di fatto non riescono a metterla in pratica perché non sono ascoltati dai politici. E lo possiamo fare solo se lì dentro ci va della gente che ha questi principi e li vuole portare avanti, perché altrimenti non si può fare. Dai temi più grossi ai quelli più piccoli, da come comprare le merci a come mettere a posto un sistema bancario, è tutto collegato da questo filo assolutamente normale e naturale, che però oggi non esiste più nel mondo della politica, per cui va veramente fatta piazza pulita. Intanto a noi la parola sviluppo economico fa un po' brivido, perché oggi la parola sviluppo è diversa da quella che il cittadino vorrebbe. Il cittadino vorrebbe uno sviluppo per vivere meglio, per stare meglio, per poter avere del tempo libero per curarsi l'orto, vorrebbe avere il tempo di andare a prendere il figlio a scuola, portarcelo. Quindi sviluppo economico oggi è una parola che ha perso il senso, e l'ha perso ancora di più in posti come questo, come la Val di Susa, come Susa, che sono anni che si vede spiattellata una parola come sviluppo, che non vuol dire niente, che vuol dire solo rubiamo i soldi
ai cittadini e mettiamoli in posti inutili, mettiamoli e diamoli facendo dei bandi, scusami, degli appalti che vanno a dare i soldi sempre ai soliti, sempre a quelli legati o che comunque hanno odore di mafia, hanno odore di 'ndrangheta. Questo per i cittadini non è sviluppo, quello sviluppo lì è solo lo sviluppo dei politici che finora ci hanno governato. Per noi lo sviluppo è tutta un'altra cosa. Ci si sviluppa capendo che oggi quello che bisogna fare è vivere in una maniera più naturale, più vicino all'ambiente, più vicino alla natura. E ha cominciato a spiegarlo tanti anni fa il movimento della decrescita. E noi quelle linee nel sangue ce le abbiamo, bisogna arrivare a quella roba lì. E io vorrei avere un progetto di vita che non mi obbligherà a lavorare 12 ore al giorno, perché non è questo che voglio fare nella vita. Io parlo di un argomento che Davide Buono conosce benissimo perché viene alle nostre manifestazioni. Forse non tutti sanno che a livello nazionale, ma la regione Piemonte è il fiore all'occhiello per la distruzione dei parchi naturali, nazionali, eccetera, eccetera, che sono da una parte anche turismo, se vogliamo, e dall'altra parte ambiente a tutti gli effetti. E oltretutto anche un legame con la cultura, perché noi facciamo anche cultura, perché i ragazzini delle scuole che vengono nel nostro parco alla fine hanno un di più rispetto a quello che gli viene insegnato a scuola, no? Che è sempre un valore aggiunto. Vorrei sapere quale sarà la linea rispetto a questo argomento del Movimento 5 Stelle. Chi risponde? La questione noi l'abbiamo sempre seguita, sai benissimo anche tu perché eravamo vicini. Il territorio va tutelato, va portato avanti e soprattutto in questi frangenti. L'unica nostra vera ricchezza è il territorio. E se continuiamo a tagliare in questo senso, riusciamo solo a distruggere l'unica barlume di natura che ormai ci rimane. Sentir dire nelle scorse regionali la Bresso che si inventava piste dentro i boschi per tirar fuori del legno per fare biomassa, mi veniva la pelle d'oca, cioè non ha nessun senso. Ecco, il vero problema è questo, che si riesce a distruggere e girare le idee anche buone trasformandole in qualcosa di orripilante. È incredibile. La politica finora è riuscita a fare questo. Qualsiasi cosa buona come idea veniva trasformata in qualcosa di orrendo. E quindi anche le biomasse, che comunque poteva essere una risorsa, sì, ma a patto di utilizzare legno locale, sfalci, pulizia del territorio, eccetera, viene trasformata in un'industria che distrugge qualsiasi cosa gli si pare davanti. E questo non ha nessun senso. Che in Regione Piemonte abbiamo avuto a che fare l'anno scorso, un anno e mezzo fa, con quello che è stato lo stupro della legge parchi per la Regione Piemonte, e abbiamo tentato in tutti i modi di creare un modo diverso di gestione dei parchi, perché oggi nel mondo si usano modi migliori per gestire questi tesori, perché poi sono davvero dei tesori. E ancora una volta qui c'è la partecipazione dal basso. Gestire un parco come viene gestito con i criteri di common law, cosiddetti di common law, cioè la gestione pubblica della cosa pubblica, permette ai cittadini di riappropriarsi di un bene che è loro di fatto e di poterne vivere le bellezze. E qui in Piemonte siamo fortunati perché abbiamo un parco, che non mi ricordo come si chiama, parco delle partecipanze di Trino, mi suggerisce la regia, che è un parco molto piccolo, ma che è gestito proprio così. Ogni pezzo di parco è dato in gestione a una famiglia del paese. Benissimo, questo parco vive semplicemente da un sacco di anni perché è gestito in questa maniera, perché ogni famiglia del paese se lo gestisce come se fosse il suo orto personale.
E quindi ognuno si fa la propria coltura, taglia la propria legna, si mette da parte la legna per il camino tutti gli inverni. E che cosa c'è di tanto strano nel gestire un parco come questo che vi ho raccontato? Niente, ma qui le cose che sono normali, naturali, non vanno bene, non creano speculazione, non creano denaro dal nulla. E quindi noi assistiamo a cose come il Parco della Mandria, che tra pochissimo sarà edificato e avrà un albergo a 5 stelle, una piscina. A 5 stelle va bene. E io personalmente ho parlato con Coppola di questa cosa, all'assessore che si occupa di queste cose, tentando di spiegargli che quella non è cultura e non fa bene al nostro territorio. Lui neanche capiva che cosa noi gli stessimo dicendo, non lo capiva neanche. Okay? Quindi questo sicuramente non è un modo, e poi sarebbe carino fare un testo coordinato con tutta l'Italia sui parchi, perché qui in Piemonte ne abbiamo tanti, ma il resto d'Italia è pieno di altre meraviglie, per cui un testo coordinato vorrebbe poter dire mettere gli stessi obblighi di gestione di questi posti. Un sostenitore notato, no? Allora considero questo, siccome presumibilmente ti accompagneremo a Roma, no? Mi accompagneremo, però io ho questo filo diretto. In questo momento sto pensando, siccome il consiglio regionale sono stati aggrediti due nostri consiglieri, no? Non è che rimenano a Roma, cioè, per cui mi raccomando di essere un po' più abituati, perché noi li vogliamo sacrifici, visto che noi siamo già abituati a doverci battere per i nostri principi e i nostri diritti, per cui che non si senta più che le beccate, possibilmente, cioè. Ti riferivi a me, no? A me va bene, perché diciamo che in Senato ci sono persone poco violente, o comunque diciamo che non hanno tanta forza, vogliamo dire, però magari loro hanno un po' più di problemi da quel lato. Sicuramente il rischio c'è, effettivamente, ma una cosa è certa. Della scorta sinceramente avrei più paura. Non vedete i nipoti che ci stanno, poi noi in Senato, cioè, ma so che gastano. Poi confidiamo su una nutrita schiera di eletti, per cui insomma il numero fa anche qualcosa. Allora, infatti, assolutamente sì. Mi raccomando, sì, se ci deve essere una delegazione che ci accompagna, la voglio veramente folta, perché sarebbe un bellissimo finale. Qualche altra domanda? Qual è la vostra idea sull'accorpamento delle province? Sì, beh, no, è chiaro che noi non vogliamo abolirle le province, quindi qua stanno giocando, no? Prima 4, poi no, ma ne teniamo 5, no, però poi sono 6, le chiamiamo in un altro modo, ma sono un bacino ormai, cioè proprio è tutto il sistema Italia che funziona così, tutto. Io prima parlavo della cultura, no? La cultura di conflitti di interesse ne ha, in regione c'è un signore che ha una cooperativa di lavoratori sociali e culturali che si chiama Laus, che è anche vicepresidente della commissione cultura e gestisce tranquillamente sia questo suo ruolo istituzionale che questi lavoratori, guarda caso poi sono i lavoratori che sfruttati, ricattati, sottopagati si sono poi rivolti a Ken Loach, non so se voi avete sentito questa notizia, un regista inglese che si occupa specificatamente dei diritti dei lavoratori, che non è venuto a Torino a ritirare il premio proprio perché il
TFF, il Museo del Cinema, aveva dato fuori in appalto questo lavoro, e questi lavoratori erano sfruttati, e lui giustamente ha detto: io non vengo, no? Questi signori qua continuano così da sempre, se no noi dobbiamo finirla con questo sistema clientelare. E questa è una crisi morale, signori, prima ancora che economica, poi è secondario, perché se avessero delle persone oneste probabilmente l'Italia andrebbe diversamente. Una cosa magari la sottolineerei, la nostra idea di abolire le province è assolutamente ristretta al personale politico, non a quello degli uffici veri e propri, perché comunque le persone che lavorano in provincia non politiche servono e vengono distribuite sulle stesse funzioni in altri ambiti, in altre autorità. La nostra idea di abolire la provincia è proprio quello di eliminare delle seggiole, dei cadreghini in più, perché quelli effettivamente sono dei costi aggiuntivi. Quindi il servizio al cittadino deve essere comunque la stella primaria, ma non sono i politici che lo fanno, sono i tecnici. Sì, per Alberto, allora, siccome lo spettacolo mi interessa particolarmente in quanto il mio ambito, mi viene in mente un aneddoto di un po' di anni fa. Mia madre che mi dice: ma che lavoro fai? Suono. No, ma di lavoro, suono, ho capito, ma di lavoro, no, guarda, suono. Allora, in Italia il lavoro è un hobby, la musica è un hobby, o comunque l'arte è un hobby, quindi sì, anche il lavoro in effetti. Quindi ti volevo chiedere questo. Rispetto a questo, si potrà agire con un contratto nazionale per gli artisti? Ovvero, tantissimi ragazzi fanno arte, musica, ma hanno difficoltà tendenzialmente, evadono, perché quando vai in un locale, la SIAE, con i costi che ha, chiaramente il locale stesso, il gestore stesso, fa fatica a darti, a riconoscerti dei soldi in più che dovresti meritare in realtà. Quindi mi chiedo due domande. Il primo, se ci potrà essere un contratto nazionale eventualmente per gli artisti, come in Francia, come in Germania, come dappertutto in realtà. E seconda cosa, rispetto alla SIAE, che sappiamo benissimo essere gestito sempre dai soliti. Sì, la SIAE, guarda, ti dico subito, la vogliamo abolire. Boh, cioè, concludiamo questo discorso. E poi non vuol dire, e parto dalla seconda domanda. Grazie. Scusami, hai finito. Ah, magari ce n'era una terza cosa da abolire. No, la SIAE va abolita perché è una vergogna che dopo, cioè 50 anni fa già avevano detto: no, dovete distribuire i proventi con tutti i soci, anche quelli ordinari, comuni, non soltanto con gli amiche, i soci amichetti, e loro hanno continuato a rubare per tutti questi anni, e quindi è ora di chiuderla. Questo non vuol dire però non tutelare il diritto d'autore. Per esempio, un punto nel nostro programma è l'abolizione del copyright, per come la riforma del copyright, perché per come adesso è ingestibile. Intanto il diritto d'autore deve esserci, ma deve essere limitato all'autore, cioè non è una cosa vendibile a terzi, no? Non mi compro i diritti dei Beatles dopo 50 anni e ci faccio ancora i soldi per altri 50 anni. Deve avere un termine di durata, 20 anni, perché ormai la tecnologia corre, la diffusione delle informazioni corrono, e quindi ci devono essere disponibili. Poi ci sono vari ordini e gradi di sfruttamento dei materiali, no? Penso anche a quelli musicali. Deve esserci il diritto di citazione, no? Su internet uno adesso cita un pezzo, YouTube glielo blocca, gli dice guai, eccetera eccetera. Questo ci deve essere, e anche appunto la durata deve essere limitata in maniera che poi uno li possa sfruttare. Per quanto riguarda i contratti, allora c'è una selva di contratti e c'è una selva di inquadramenti. L'EMPALS, un esempio, che è il nostro ente, i lavoratori dello spettacolo e dello sport, di tutela. L'EMPALS, tu tieni presente che più o meno è simile l'attività che posso fare io come libero professionista a quella di un musicista. Attualmente anche questi, non so se questi ragazzi li lavorano, no, quello lì, ecco, per esempio, che lavora, io scommetto che, adesso non voglio metterlo in imbarazzo, ma che lui paga l'IMSS. È sbagliato, dovrebbe pagare l'EMPALS, paghi l'IMSS. L'EMPALS esige un pagamento addizionale, perché la tassazione è maggiore.
Adesso, per anni non hanno, nessun commercialista lo sapeva, cioè tu andavi e dicevi scusate io voglio aprire, inquadrarmi, intanto non trovano la categoria dove mettere, quindi occorre una riforma globale del settore spettacolo che va dall'artista di strada al grande musicista, turnista, eccetera eccetera, a tutto campo, sia per i lavoratori appunto della musica, che quelli del cinema, che quelli del teatro. Ma non solo, occorre anche una riforma del sistema pensionistico, perché vi stavo raccontando dell'EMPAS, perché l'EMPAS qualche tempo fa, io sono socio di una piccola società di produzioni video che ho aperto 20 anni fa, sono arrivati e hanno cominciato a controllare a Torino, in Piemonte, anche in Lombardia eccetera, tutte le società che facevano produzioni